Apriamo tornando ad affrontare un tema che abbiamo già affrontato più volte. Ieri, tra l'altro, ne abbiamo parlato dando uno sguardo a Riccione, perché anche per l'ospedale Ceccarini sembra ci possano essere delle Eh conseguenze da già. questo piano di riordino. Ieri in mattinata è arrivata anche questa notizia da parte della conferenza sociosanitaria, che ha chiesto appunto l'approvazione del piano di riordino degli ospedali entro il 10 di dicembre. Noi adesso torniamo in quel di Sant'Arcangelo per un aggiornamento anche sulla raccolta di firme che è stata portata avanti dalle associazioni Il Punto Rosa e Crisalide per salvare, per mantenere al Franchini così com'è, quindi questo reparto d'eccellenza che è quello di Senologia. Diamo il buongiorno a Laura Torri. Buongiorno e ben ritrovata. Ricambio il mio buongiorno a tutti, grazie, Buongiorno, grazie dell'invito. buongiorno, grazie di essere con noi. Insomma, è una delle questioni che abbiamo seguito maggiormente perché crediamo di grande interesse per tutti quanti e sicuramente anche il numero delle firme raccolte fa capire che c'è grande interesse, c'è grande attenzione su questo, su questa situazione. Certo, certamente, queste donne sono in fibrillazione e la parola di oggi è perseverare. E continuo a dire che sempre insieme il Punto Rosa Onlus con Crisalide, entrambe affiliate ad Europa Donne Italia, restano decise e costanti nel perseguire i propri propositi. E, pensate, sono bastati pochi giorni e la raccolta delle firme è esplosa. La petizione sulle mani dalla chirurgia senologica, col titolo Difendiamo tutti l'eccellenza della senologia di Sant'Arcangelo di Romagna, ha raggiunto in pochi giorni 4.000 firme che, aggiunte alle 10.000 già in essere raccolte, si eleva la cifra a 14.000. Quindi il numero non è piccolo, il numero è rilevante. Quindi, e poi stanno rientrando fogli da tutto il circondario, quindi prossimamente potrò essere più precisa. Alla Fiera di San Martino, che si è conclusa pochi giorni fa, il weekend, venerdì, sabato e domenica, nonostante venerdì abbia piovuto tutto il giorno e quindi c'è stato un giorno in meno, sabato e domenica l'affluenza era enorme. Addirittura in fila in un gazebo che era posto all'arco di Piazza Canganelli a Sant'Arcangelo, quindi anche visibili, ma comunque sia con la determinazione, col cuore per raccogliere queste firme. Abbiamo effettuato turni continui, addirittura l'ultimo di sabato sera fino all'1:30 di notte. È un dato effettivo perché poi è veramente vero. E con l'entusiasmo, con la gioia nel cuore di raccogliere queste firme. Abbiamo incontrato volti, persone, residenti, non residenti, che comunque passeggiavano per Sant'Arcangelo e il loro interesse era Ecco, infatti la svagante. cosa secondo me che emerge è che non è un Esatto. interesse solo dei Sant'Arcangiolesi, No, davvero c'è un assolutamente. territorio che ci sta muovendo perché comunque Esatto. 4.000 firme raccolte in pochi Assolutamente. giorni, Pochi insomma. giorni, è una cosa, comunque tenga presente che siamo donne operate di tumore al seno, Quindi tenaci, eh? tenacissime, ma anche comunque in terapia, comunque continuano a prendere moltissime, io compresa, abbiamo farmaci da prendere, e voglio dire, le forze a un certo punto se si stanca una persona sana, una persona che comunque è stata toccata dalla malattia, dal cancro, a questo punto di energia ne dovrebbe avere di meno, ma questa forza giunge e poi comunque siamo gratificate da questo, perché tutti hanno dato con piacere una firma per questo bene comune, quindi venivano anche da fuori circondario, che dicevano ma io posso firmare? Certo, tutti conoscevano l'eccellenza, moltissimi che conoscono l'eccellenza è il nosocomio Clementino, è stata una cosa incredibile perché poi si fermavano ragazze giovani, flotte di ragazze giovani, anch'io ero basita da questo, ma invece erano proprio motivati, qualcuno aveva una mamma, qualcuno ha avuto una zia, qualcuno un parente,
niente e qualcuno non, addirittura chiamavano i ragazzi, i fidanzati, questa è una cosa seria, una firma, venite, dobbiamo firmare con i documenti. Ecco, quindi, anche perché i tempi a questo punto, stando a quello che dicevamo proprio all'inizio del collegamento, no? Che l'ASL sì. intenta insomma per portare a casa questa riorganizzazione per sì. l'inizio di dicembre, sono molto anche contingentati, per cui immaginiamo che c'è un po' una corsa contro il tempo anche per far rispettare e chiedere che con forza quello che sì. voi avete già detto, tra l'altro, ai vertici dell'ASL. Assolutamente, poi la soddisfazione più grande è stata proprio l'ampia libera disponibilità delle persone, le più varie, ad apporre questa firma, quando sentivano comunque sia, si parla di cancro al seno, qui non si scherza, si fermavano proprio interessati, addirittura attoniti. E nei prossimi giorni continueremo a contare queste firme, perché stanno anche rientrando i fogli e comunque non è che la petizione si è fermata e dopo San Martino, anche oggi ci sono donne sul territorio che nei supermercati, nei posti più vari, addirittura la disponibilità dei negozianti all'interno senza stare al caldo per evitare di ammalarsi, e quindi questa petizione è infiammata, continua, ininterrotta, fino a che loro, comunque non politici, addetti ai lavori, che abbiamo chiesto proprio quasi a mani giunte, difendete questo territorio e questi servizi che sono un bene di tutti. E quindi poi abbiamo fatto, è stato detto comunque anche sui giornali, conferenza stampa, tutto. Diciamo che a livello di attenzione si è alzata grazie proprio al vostro impegno anche di far conoscere questa battaglia. La cosa a questo punto, raccolte sì. le firme, visto i tempi così, insomma si parla sì. poco meno di un mese, come sì. intendete poi agire? Chiederete un nuovo incontro ai vertici allora, dell'ASL? Cercherete di presentare queste firme in quale contesto? Avremo risposte, occuperemo tutti gli spazi disponibili, useremo tutte le armi per convincere la popolazione a difendere questa libertà, questo spazio di libertà. Comunque avevamo proposto un accordo, un compromesso, non c'è primariato, rinunciamo a un certo numero di posti letto, accettiamo il coordinamento forlivese, ma la chirurgia senologica deve essere autonoma. Cioè deve rispettare l'autonomia territoriale, in parole povere deve essere all'interno del Dipartimento Chirurgico di Rimini, questo devono trasferire, questo hanno colto, questo gli abbiamo detto, e comunque sia non possiamo accettare solo parole, deve essere scritto. Questo è chiaro, no? Ormai lo stiamo esatto, dicendo. Esatto, infatti, ad alta voce e con molta esatto, chiarezza. Brava, speriamo anche che queste 14, magari diventano anche 15.000, chissà, in questi giorni, siano davvero forza per questa vostra richiesta. Noi rimarremo chiaramente in contatto sì, anche per capire sì. quali possono essere i prossimi passaggi, sì. i numeri delle firme, ma direi più che i numeri a questo punto è davvero importante capire poi come sì. l'ASL risponderà a questa sollecitazione così forte. Ci risentiamo, mi raccomando, ci tenga informati. Assolutamente, comunque l'obiettivo dei 15.000 si fa il nostro assolutamente, direi proprio che col rientro dei fogli voglio essere proprio, ma anche superarlo, quindi io sono sempre molto positiva. Bene. Le cose fatte col cuore, le battaglie fatte col cuore, proprio da persone comunque ammalate di tumore al seno, ma che hanno con grinta, chiedono non chissà che, chiedono il bene, chiedono di proseguire, di tenere un'eccellenza sul territorio, mi sembra il minimo da parte della risposta loro, con poche parole risolverebbero una questione che secondo loro è spinosa, secondo noi è la più semplice che esista, a meno che sotto non ci sia qualcos'altro.